Per me è un po' di fortuna che Mattia si è fatto male all'inizio, che poi mi sono rubato il posto, che ci giochiamo in noi due, che siamo tutti e due portieri giovani, quindi abbiamo voglia di giocare. Abbiamo preso il posto e per fortuna sto mantenendo, anche sto dando la fiducia a Mister, però come sempre posso anche io fare ogni tanto in più, che sul gol potevo fare anche a potenza, dove sabato potevo fare di più, sicuramente. Ok, Gaetano e poi Walter. Ciao Mikal, ti chiedo cosa si prova ad essere in questo momento il portiere meno battuto della Serie C con tre reti? Vabbè, per me non cambia nulla. Si vede che abbiamo una difesa compatta, che tutta la squadra difende benissimo, anche iniziando dagli attaccanti. Perché se gli attaccanti iniziano a fare pressing bene, poi noi dietro concediamo molto di meno. Poi arrivano anche pochi tiri grazie a tutta la squadra. Quindi io sono contentissimo, ma poi devo stare sempre concentrato a magari fare una parata, un'uscita, anche con i piedi per provare a giocare da dietro. Mica, sarai stato anche un po' fortunato come tu hai detto, sfruttando fra virgolette l'indisponibilità di Valentini, però noi ricordiamo che tu perdesti la maglia di titolare per un raffreddore, quindi L'ho fatto già 2 anni fa, quindi è passato un po' di tempo. nel calcio ci sta. Ti chiedo se ritieni di essere al top, perché ti ricordo ancora più forte prima che perdessi la maglia da titolare. Se è più forte non lo so, perché adesso sicuramente ho 2 anni in più di età, anche di esperienza, di come mi sono allenato per questi 2 anni. Poi con Mister Nino sicuramente sono migliorato di altri aspetti che prima magari sbagliavo. Poi adesso arrivano di meno tiri, diciamo una squadra compatta, quindi è difficile dire se sono io più forte o non sono ancora in forma, perché arrivano pochi tiri e tutta la squadra che gioca benissimo. No, tu hai dato sempre l'impressione di essere fortissimo tra i pali e magari un po' meno nelle uscite. Quello sicuro, anche io ogni tanto mi sento che posso fare di più con le uscite alte, sicuro. Ricominciamo il giro con Giusy. Sì, senti, prima mi ha colpito, Michele, una cosa che hai detto nella tua analisi. A Pagani il gol poteva essere evitato. Ritieni che qualche incertezza difensiva sia stata commessa o da parte tua o comunque dell'intero reparto? Perché hai detto poteva essere evitato il gol? Poi ha messo anche quell'attaccante che ha messo il cross, ha messo una palla proprio perfetta su testa di ragazzo che ha fatto gol. Poi pure io potevo respingere magari un po' meglio, la difesa poteva fare un po' meglio, ma tutti potevamo magari qualche aspetto fare in più, ecco. Però in primo tempo hai fatto un miracolo, insomma, respingendo quel colpo di testa ravvicinato. Primo tempo di quel tiro, sì, ma poi è stato vicino che potevo sempre respingere meglio. Quindi, come ho detto, sempre si può fare qualcosina in più. Mikal, ti chiedo se hai un portiere al quale ti ispiri, un tuo modello. Sto guardando tutti i portieri, provo a rubare qualcosa da tutti i portieri, che ogni tanto vedo immagini, magari domenica sera mi metto sul divano e guardo tutte le partite di Serie A, immagini, le parate dei portieri per vedere cosa hanno fatto bene, cosa magari hanno sbagliato e ci provo di rubare qualcosa di queste cose. Ma se tu veramente adesso ne dovessi scegliere uno, un nome che mi potresti fare? Sicuramente guardo portieri polacchi, tantissimo, perché i portieri polacchi sono forti, Szczęsny, Fabiański, c'è anche Skorupski nella Bologna, quindi guardo tanto portieri polacchi perché poi io non sono polacco, quindi mi interessa tantissimo. Invece, hai avuto mai uno sportivo, diciamo, non proprio un portiere, ma uno sportivo, un tuo idolo al quale ti sei ispirato? No, così no. Guardavo sempre i portieri. Ok. Posso chiedere a Michael, che vedo sorridente e sereno come rare volte ho visto negli ultimi 2 anni, se anche queste espressioni che cogliamo sono espressioni figlie di una classifica brillante, di un campionato brillantissimo e del fatto che si sia titolari quest'anno. Beh, quello sicuro che sono, diciamo, più contento di giocare ogni domenica, cioè di allenarmi bene perché con Mister poi lavoriamo tanto anche di difesa e con Mister Nino mi alleno bene, quindi anche io mi trovo sicuro
in porta, sto sulle gambe, quindi quello poi porta a fare bene pure in campo. Sei riuscito ad incavolarti qualche volta? Perché mi dicono che sei un ragazzo tranquillissimo, anche sin troppo bravo, dicono. Quello sono rimasto sempre, che sono un ragazzo tranquillo. Senti, è ancora un po' presto o possiamo cominciare a parlare di questo prossimo confronto? Ora osserverete una giornata di sosta e poi ci sarà il Catanzaro. Un altro esame, un'altra grande prova di maturità per voi. Sicuro, però è ancora presto perché adesso abbiamo ancora 3 giorni di fare lavoro, di fare tanto lavoro con mister, magari di migliorare certi aspetti ancora. Senti, una cosa prima mi ha colpito che hai detto, io sono titolare nella tua analisi, però hai detto non c'è problema, io posso anche andare in panchina qualora ci fossero così i presupposti o comunque le esigenze. Voglio dire, questa è la forza del Teramo, dove c'è una sana rivalità, ma ognuno è pronto a dare tutto in campo e comunque nello stesso tempo a sedersi ugualmente in panchina. Cioè, sicuramente il mister tiene tutti, che vuole fare vedere il valore di tutta la squadra, tutti i ragazzi, per mantenere fisicamente e anche psicamente bene, che se deve entrare un altro ci sta in forma, ci impegna al massimo.